Allora, la vettura è una vettura da corsa a tutti gli effetti che regala un ottimo feeling ai piloti. Uno, perché ha totale assenza di controlli elettronici, quindi la macchina è senza ABS, senza controlli di trazione, quindi sta al pilota andare a gestire la vettura in qualsiasi condizione. E grazie allo sviluppo che abbiamo fatto abbiamo raggiunto un ottimo grip meccanico che permette di spingere davvero tanto all'interno delle curve e un'ottima costanza di rendimento che rende la macchina sia divertente da guidare che accessibile a tutti. Sicuramente è una macchina che predilige dei circuiti guidati, visto che il motore è sì potente per il rapporto peso-potenza che ha, però non garantisce una velocità di punta, una cavalleria estrema, quindi sicuramente la macchina è esaltante da guidare in circuiti più misti, che mettono alla prova la guidabilità, la trazione e l'ottima frenata di inserimento della vettura. Sicuramente è accessibile a tutti, come ho già anticipato, sia da un punto di vista dei costi ma anche da un punto di vista tecnico, perché è una macchina sì da corsa che però dà un ottimo feeling e quindi è l'ottimo step per ogni appassionato che vuole approcciarsi al mondo delle corse su pista con una vettura gestibile da entrambi i punti di vista.